donna che porta la minigonna, per quale fine lo fa? Perché sente caldo e freddo alle gambe? Caldo alle gambe? Perché è un indumento che piace. Senta, siamo un po' ipocritelli, eh. Nessun pentimento, nessun abbandono dell'abito talare. È lo stesso parroco esorcista di San Terenzo, Don Piero Corsi, a spiegare che si prenderà solo qualche giorno di riposo. Lo fa davanti alla telecamera della diocesi, inviatagli dal vescovo di La Spezia, Monsignor Palletti, che già ieri l'aveva richiamato all'ordine, ordinando l'immediata rimozione del volantino sul femminicidio. Dopo tutto quello che è successo, e devo dire, al di là di quelle che, molto al di là di quelle che erano le mie aspettative, le mie, sicuramente non le mie intenzioni, penso che sia bisogno di calma, di riposo, di silenzio. In paese in molti sostengono che il don un po' di pausa l'abbia bisogno davvero. È molto stressato, dicono i parrocchiani che lo sostengono, ma il suo operato si è attirato anche molte critiche da parte dell'anima più laica di questa località dello Spezzino. È una vergogna. Perché lui ha tante cose da nascondere che ha combinato e non doveva mettere il paese sulla bocca di tutti. Ma al di là della vita privata del prete, io le chiedo che questo documento lei lo ritiene offensivo per le donne? Sì, e anche per gli uomini. No, questa è una concezione medievale della donna, ma è anche un'offesa all'uomo. Già in passato diverse sue iniziative avevano fatto discutere, come le invettive contro gli immigrati e l'Islam. Alcune donne del paese ci hanno spiegato che dietro questa porta, che è proprio vicinissima alla chiesa, fino a poco tempo fa c'era una piccola palestra dove alcune donne venivano per fare esercizio fisico. Ebbene, il parroco sarebbe intervenuto per farla chiudere. Ultima annotazione di cronaca, la messa delle 18 è stata celebrata da un altro parroco, dando ufficialmente inizio alle ferie forzate del religioso. Tiziana Prezzo, Sky TG24, San Terenzo, La Spezia.